dal Vangelo di Marco. Partiti di là, attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso, dopo 3 giorni risorgerà». Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Giunsero a Cafarnao e quando fu in casa chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo per la strada?» Ed essi tacevano. Per la strada, infatti, avevano discusso fra loro chi fosse il più grande. Sedutosi, chiamò i 12 e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti». E preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e abbracciandolo disse loro: «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me, e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato». Fratelli e sorelle, questa domenica la buona novella vi raggiunge da questo parco giochi per bambini, perché, come abbiamo ascoltato dal Vangelo, Gesù mette al centro del brano di oggi proprio la figura di un bambino, l'unico che egli nel Vangelo abbraccia. Gesù infatti non abbraccia né Erode né Pilato, né i sommi sacerdoti né i farisei, ma nemmeno i suoi discepoli. L'unico che Gesù abbraccia è un bambino e attraverso questo abbraccio ci mostra il vero volto di Dio. Non l'onnipotenza e il potere, ma l'affetto, la misericordia, la tenerezza di un abbraccio. Dio è per noi un abbraccio. Ma perché Gesù è costretto a prendere questo bambino, ad abbracciarselo e a dire che dobbiamo diventare come lui? Il bambino di per sé non conosce nulla di teologia, di filosofia, di morale, ma conosce tutto sulla fiducia. Egli, il bambino, si affida, si getta senza pensare fra le braccia del papà e della mamma perché sa che verrà accolto. E se noi, diventando bambini, accogliamo chiunque viene vicino a noi, accoglieremo Gesù, accoglieremo lo stesso Dio. Ma perché Gesù deve fare tutta questa operazione? Perché Gesù deve prendere un bambino e metterlo al centro? Perché i suoi discepoli continuano a non capire la logica del regno. I suoi discepoli continuano a non capire le sue parole. Ricorderemo tutti domenica scorsa quando Gesù chiese prima: «Chi dice la gente che io sia?» e poi: «Ma voi chi dite che io sia?» E quando Gesù dà la rivelazione giusta di se stesso, quando Gesù manifesta la sua identità come il Messia servitore di Dio, come il Messia che dona la sua vita perché tutti possano avere in cambio la vita, egli trova l'incomprensione di Pietro, che addirittura gli dice di non andare a Gerusalemme. Oggi Gesù per la seconda volta annuncia la sua passione e la sua morte, la sua logica che è logica di servizio, che è logica di dono, che è logica di gratuità. E questa volta non solo Pietro, ma tutti i discepoli non comprendono. Ed infatti, mentre Gesù parla di queste cose ai discepoli, loro parlano fra di loro di chi fosse il più grande. È un virus antico, ma è un virus di ogni luogo e di ogni tempo, quello di parlare di chi è il più grande. Anche fra noi oggi, non possiamo negarlo, fratelli e sorelle, c'è questa disputa. Chi conta di più? Chi comanda? Chi è il più grande? Fra di noi siamo abituati a dare i titoli: dottore, cavaliere, monsignore, professore. Non siamo abituati, come invece fa Gesù, a dare come titoli onorifici ultimo e servitore. Quel virus ci contagia tutti. Tutti vorremmo nel palcoscenico della vita avere il posto più importante, essere l'attore protagonista. Ecco, Gesù ci chiede che non ci dice che non funziona così. Gesù ci dice di orientare diversamente
la nostra esistenza. Non permettiamo a Satana di rubare questa parola che il Signore ci offre, perché è un insegnamento importante. Gesù infatti sta sulla stessa strada insieme con i discepoli, ma loro hanno il cuore lontano da Gesù. Perciò Gesù li deve chiamare a sé, si deve sedere e deve parlare. Sono i tre verbi di quando Gesù deve dare un insegnamento importante. Si siede, chiama intorno a sé le persone e parla. Ecco, Gesù sta dicendo qualcosa di fondamentale. Lo sta dicendo agli apostoli, discepoli di ieri, lo sta dicendo a me e a voi, discepoli di oggi. Dobbiamo essere capaci di prendere per noi la logica che lui ci propone, quella dell'ultimo, quella del servitore, non quella del primo e di chi vuol comandare. E plasticamente l'immagine del bambino è più esplicita di mille parole. Come il bambino fidiamoci di Gesù, come il bambino lasciamoci abbracciare da Gesù, come il bambino a nostra volta abbracciamo nel nome di Gesù.